Castel Guidone, un paesino in provincia che si trova appunto in Molise, dove c'è un'apicoltura particolare, non solo sostenibile, ma anche solidale, che mira a dare aiuto a chi è in difficoltà. Andiamoci insieme con Gianni Vucai. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Francesco. Ci svegliamo allora, eh? Siamo pronti? Carichi. Sono Don Alberto Conti, direttore della Caritas Diocesana di Trivento e parroco di Castelguidone. Ci troviamo in un terreno di proprietà della parrocchia che è stato messo a disposizione della Caritas per il progetto dell'apiario. Questo progetto, finanziato dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica, ha una doppia finalità. La prima finalità è quella di aiutare chi ha perso il posto di lavoro a imparare un nuovo mestiere e quindi liberarsi dal bisogno e riorganizzarsi la vita. La seconda finalità è quella che Papa Francesco continuamente ci ricorda nella enciclica Laudato Si, di custodire e di prendersi cura del territorio. Sono Francesco e sono il tutor di questo progetto che va avanti ormai da 3 anni. Don Alberto mi ha chiesto di mettere a disposizione le mie conoscenze nel mondo dell'apicoltura per formare dei ragazzi che vogliono approcciarsi a questo mondo fantastico che è il mondo appunto delle api. Attualmente lavorano con noi 3 ragazzi dell'Alto Molise e del Basso Molise, Paolo, Armando e Felice, che nel corso della vita, insomma, hanno avuto le loro storie e si sono trovati in un momento di difficoltà, anche economica, dovuta alla perdita del lavoro, dell'impiego. E quindi ecco, grazie all'opportunità messa in campo dalla Caritas Diocesana di Trivento, hanno intrapreso questo percorso che è finalizzato a renderli autonomi nel campo dell'apicoltura, perché l'apicoltura, soprattutto in queste zone depresse, può rappresentare una fonte di sostentamento e anche di reddito. Tutto iniziò nel 2019 quando attraversavo un momento di difficoltà economica, avendo perso il lavoro sia io che mia moglie. Questo miele per noi è frutto di tanto impegno e sacrificio. Dopo questo percorso ho acquisito una praticità con le api che mai mi sarei sognato. E ho anche acquisito una sicurezza nell'investire dei miei soldi perché so che alla fine, oltre che fare un bene per l'ambiente, per la natura, per le api, ma sarà anche un ritorno economico. Ottimo lavoro abbiamo fatto, sia le api che noi, bravi agricoltori. E questo è quello che avviene grazie ai fondi dell'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica, quindi noi siamo felici che possa essere le api di Dio. L'appuntamento invece che vi diamo è per domani mattina puntuali alle 7:30 di buon mattino.